Via Mangioni a Pagani, la strada che corre dinanzi al mercato ortofrutticolo Pagani Nocera, si è di nuovo trasformata nella strada della prostituzione. Lanciano l'allarme i residenti della zona che invocano l'intervento delle istituzioni. C'è un degrado, specialmente di sera, che porta disagio anche alle attività commerciali, in quanto parecchi nostri clienti si trovano a disagio a vedere quello scempio esposto per la strada. Non solo, ma qua abbiamo anche la referenza di un convento vicino e non è bello mettere il sacro vicino al profano. Insomma. Questo perché tra l'altro questo fenomeno inizia già nelle prime ore della sera, non a tardanò. No, inizia nelle prime ore della sera, purtroppo anche adolescenti, che è una via abbastanza trafficata, assistono a questo scempio e spettacolo indecente. Insomma. Chi rivolge il suo appello? Ai politici ovviamente della città, che pigliano provvedimenti con sorveglianza, illuminazione, un po' quello che generalmente in questi casi conviene operare. Accanto ai residenti anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo D'Onofrio, che chiede l'intervento di forze dell'ordine e prefettura, e bacchetta l'amministrazione comunale rea, a suo avviso, di non aver garantito gli interventi necessari per arginare questo fenomeno. Ho raccolto proteste, delusione e rabbia di molti residenti di questa strada, ma soprattutto di tanti concittadini paganesi. Via Mangioni anche di sera è comunque strada di accesso in una città che dovrebbe essere del turismo, dei santi, degli artisti, insomma, invece rappresentiamo veramente con la presenza di prostituzione e degrado, insomma, un brutto segnale. Lo Stato per diversi anni ci ha un po' trascurati e abbandonati. Credo che oggi bisogna voltare pagine. All'assenza dell'amministrazione occorre la presenza dello Stato, quindi prefettura, forza dell'ordine. Insomma, bisogna ripristinare la legalità, bisogna ripristinare il degrado di una città, ma anche di questa strada, che ha dei residenti, insomma, e che non può tollerare più la presenza ormai invasiva della prostituzione e della illegalità che essa rappresenta.